Allora, ciao amici di Potere Robotico. Dopo una recensione altisonante, quella del grande Mazinga Deluxe, ci andiamo con questo Unite Warriors appena arrivato. Ringraziamo l'amico Francesco Beratone che mi Bene. ha venduto la sua copia con molta sagacia e io l'ho comprata subito. Lui Con non piace. altrettanta sagacia. Esatto, a lui non piaceva, ha detto, beh, insomma, me lo dai, boh, io l'ho comprato per completismo, adesso proprio poi mi arriverà anche lo Unite Warriors numero 4 dei Protectobot. Intanto adesso recensiamo lo Unite Warriors numero 5, il Grand Convoy Prime. Anzi, c'è scritto Combiner Convoy Grand Grande Prime. Prime. Diciamo che in ogni caso questo Combiner in realtà non esiste, o almeno esiste nella versione Combiner Swore, che comunque non ha nulla a che vedere con la versione, tra virgolette, Takara, nel senso che gli hanno dato anche questo nome, in realtà si chiamerebbe nella versione Combiner Swore Ultra Maximus, Sì, credo di una sì. roba del Che poi genere. avrebbe Commander Bianco. Sì, adesso non lo so anche quella roba Ma lì. dipende dal fumetto, secondo me c'entra il fumetto Bah, lì, adesso non eh. ho capito. Sì, in teoria il componente centrale sarebbe l'Optimus Prime bianco. Boh, Boh. non, insomma, dato che da noi non abbiamo visto né la serie né abbiamo comprato il fumetto, io non vi so dire molto di No. più della cosa. È chiaro che Taka ha cavalcato l'onda e ne ha fatta anche lei una sua versione, cambiando un pochettino i colori dei vari elementi, perché comunque gli hanno messo un po' i colori della cosiddetta versione G1. È chiaro che se adesso noi guardiamo il fronte retro, Sì. vediamo che i nomi nella versione, in realtà lui si chiamerebbe Convoy nella versione Ah, sì, è giapponese, non Optimus giapponese, non Prime. ottimo, qua, è più americano, Ironhide Prowl, certo, Sunstriker, eccetera, lui si chiamerebbe Ligier. eh. Nel Sì. invece qui l'ha chiamato Mirage, co Mirage come nella come versione americana. sì. Però il nome che gli hanno dato poi è Combiner Convoy Grand Grand Prime, Prime. quando in realtà sarebbe Ultra Maximus il nome, e invece qui gli hanno dato il nome comunque, vabbè, non Vabbè. stiamo lì a sindacare. Io dato che ho iniziato con la versione Takara, mi è capitata questa ottima occasione, perché questo qui sarebbe comunque un limited edition, un Sì, sì, Takara sì. webmail che vi faccio vedere che è corredato anche qua dal Brown Box, Perfetto. che in realtà nelle altre edizioni che vi ho fatto vedere, Superior, Menace o Devastator, non erano corredate del Brown Box perché non sono Takara webmail. Abbiamo anche il coin che è una cosa in più, limited edition, eccetera. Questa moneta che poi simula il petto Di coso, eh. del cos combinato lì. Niente di che, però c'è, e tanto E ce lo meglio. teniamo. Io vi faccio vedere che comunque nella recensione compare anche Killua, che è un Hot Rodimus Minion, Sì. in versione Hasbro Legends, sono questi come Sì. classe. E poi capiremo qual è la sua funzione. E poi ho Abbiamo preso anche anche, i Perfect Effect. così abbiamo Vi faccio vedere un po' tutto quello che comparirà perfetto, esatto. all'interno della recensione. Adesso eliminiamo un attimino questi due elementi e Sì. E perdiamo un attimo di vista e andiamo a andiamo. vedere la confezione. Confezione bella, Sì. come al solito, Takara, bel disegno. Vediamo poi i cinque elementi che combinano questo bel combiner. E solito, come per le altre versioni di Superion e Menaso, e vediamo che c'è il box, come dire, blisterato. Blisterato, sì. Vediamo adesso un attimo anche le specifiche tecniche di Grand Convoy Prime. Ho detto giusto? No, Convoy Grand Prime. Allora, 10 di forza, 10 di intelligenza, Anche è furbo. anche furbo, è un furbacione, 5 di velocità, Insomma. 9 di resistenza, grado 10, beh, Vabbè, ci sono sì. i più graduati, Sì. cioè fondamentalmente immaginate i G1 che si combinano in un Un robot robottone unico, giga, esatto. È lui, è diciamo, è lui, lui. coraggio 10, potenza di fuoco 9 e abilità 8.
o 7, no, è, pare un 8, sì, quello è la linea del 10, quello. Okay. Quindi c'è anche dei punti questo qua, probabilmente, altro, probabilmente anche superiore a Superion come statistiche o a Menazor, forse anche a Devastator. E la Madonna. Secondo me sì, però vabbè, se Devastator era più grosso. Un altro paio di maniche. Adesso estraiamo. Estraiamo i, l'estraibile. L'estraibile. Vediamo da che parte. Ok, da questa parte. E poi per tutti i nostri fans di Transformer, insomma, spero che stiano godendo con noi. Sì. Di questo anche se il nostro canale sono pochi, non godono tanto. No, i Transformer non vanno, godono tanto. Più i robottoni, sì, in generale. Però noi comunque cercheremo in ogni caso sempre di fare del nostro meglio anche con i Transformer. Allora, Iron Man, e poi non ce ne fotti neanche niente. No, Prowl, Optimus, o comunque chiamiamolo con voi, Mirage, ok, e Sunstriker. Olè. Adesso poi tiriamo fuori, fermo un momento. Allora, questo è quello di Sunstriker. Sì. Questo è quello di Prowler. Questo è quello di Iron Knight. Questo è quello di Mirage. Nonché l'arma di Mirage. Che dopo sono infilzate. Vado a procurarmi. Non riesci a strisciarle? No, aspetta, ma c'è qua il cutter, c'è qui il distello, insomma, mi viene il nome tecnico di questo strumento. Bisturi, grazie. Prego, dottore. Mi passi il bisturi. Esatto, qui abbiamo l'arma. Di Provolo? No, di Mirage. Provolo ce l'ha così. Ah sì? Allora questa è quella, sì, quella c'è ragione, quella di Provolo. Allora questa è quella di Mirage. Questa è quella di Sunstriker, giusto? Sì. Questa è quella di Ironhide, perché lui naturalmente affetta. E questa villano, è quella di del Gognino. Del Gognino. Optimus, qui tiriamo fuori un attimino anche le istruzioni per farvi godere di tutto quello che c'è all'interno tutto di questo. Tutto quello che si può godere. Noi ve lo facciamo. Ah, che goduria. Godere. Godiamo. Godiamo. Insieme. Allora. Adesso vediamo un attimo. Mettiamoli, disponiamoli. Dunque, queste sarebbero le due gambe. Questa, porca ma... Che bella Mariella, giornata! Mariella. Che bella la Mariella! Allora... Allora, sì, loro due da una parte e loro due dall'altra. Oh. La funzione... Adesso questi li abbiamo... Beh, questo sì, è il suo. Qua, sì. Per esempio, questo è quello che sta meglio, con... vedi? Ce lo ficchi così? Vedi, lo ficchiamo, Anche perché lui aveva poi questa protuberanza, poi anche che simulava un po' il motore, eccetera. Tutti gli altri a me non è che mi piacciono. Non sono una minchia. Cioè, fanno solo star peggio la fazenda. Sì. Decisamente. Perché adesso parte tutto, ad esempio. Questo è quello, c'è blu, quello di... Mirage, però questo probabilmente è quello di Ironhide, che sì, che ce lo metti qua se vuoi, non sta neanche male quello di Ironhide. Così sta, cioè come sta? Sì, in teoria sì. No, così non sì, va. Sì, così, ce lo infili così, bravo. Ma ci riesce? Dovrebbe. Sì. Sì, lo chiudi, cioè gli tiri giù il grillo. Così? In teoria è così. No, però il grillo un po' di più forse. Ma più di così, certo. Sei sicuro che quello di Ironhide? No. Ah. Questo è blu. Questo è nero. Quello è nero. Questo è grigio. Anche perché questo qui vedi che ha quello spacco lì. No, allora sì, allora è il suo. Sì, perché c'è lo spacco giusto.
Allora sarà così, sì. Che roba. Vabbè. Fa proprio cagare. Sì. Questo invece sarebbe di... Come cacchio poi si intomba. Ma non, dato non servono un cazzo, fanno cagare. No, fa cagare a prescindere quei sì, bagagli. Sì, sì, comunque sì. Adesso li vediamo qua. E secondo me comunque sia, non sono male. No, no, non sono male. Cioè, quello che a me piace più di tutti è lui. È Provolo. È Provolo perché secondo me è bellissimo. Cioè, io figa, se fosse un bambino... Cioè, ma no, cioè, io ci gioco tutto il giorno con... Non dica se fosse un bambinello. Perché lo sappiamo. Non ti serve. Cioè... Lo sappiamo che purtroppo ci giochi tutto il giorno. Ecco, poi, tac. Ah, giusto. Mi faccio arrivare l'ultimo elemento... Che comunque se ci sta servirà. Quello che vogliamo fare noi ci serve come e allora qui sì tengo bevuto e allora qui insomma vediamo tutta la formazione al completo in modalità ma mi piace molto anche lui sì anche su un striker che sì, non è Iron Eye alla fine è lui perché è un camioncino. Optimus, sempre Optimus, non... e questo, tra l'altro lui e lui, una piccola citazione, perché comunque Masterpiece non ce li ho. Ah, E quindi, insomma... Si arrivano in una qualche sì, maniera. In un qualche modo fa piacere. Però magari li faranno. Però intanto ce li abbiamo, chiaro, in versione inferiore, eccetera, però sì. Comunque... Intanto ci sono. Lui invece ce l'abbiamo già anche troppo in altre versioni. Beh, vabbè, eccetera. E Kilo non ne parliamo. Vabbè, che comanda, eccetera. E boh, adesso li trasformiamo anche al volo in robottini. Sta partendo da Provolo. Sei sicuro? Sì. Abbia fede. No, ma anche per la lunghezza. Ah, beh, quelli sono cavoli tuoi. No, ma non cavoli di chi, guarda. Ah, beh, a me non me ne frega mica niente. Boh, no, vabbè. Cioè, nel senso, se non vuol mica guardare, sparati. Cambia canale. Non è necessario che, insomma, noi non lo obblighiamo a stare qui con noi a supportarsi. Ecco qui, giriamo questo. Sì, ruota, patapunf. E patapunf. Okay, giriamo queste, gira quell'altro. E gira sto cacchio. E gira rotowash. E gira tutto in una stanza. Ecco, con la panza. E che dobari. Cominciamo, eh. Cominciamo, eh. Ecco qua, era il ginocchio, adesso ho capito. Sì, sì. Lei è più esperto di me. C'è un inserimento atomico. Questo adesso fammi capire un attimo. Perché questo dovrebbe scendere. Sì. Però non scende oltre un certo livello. Perché? Ma perché prima nelle prove devi far tutto bene e poi quando è il momento della verità mi fai dannare? Lo fanno apposta, eh? Io però... Ci vediamo fra qualche secondo. Eccoci qua. Sì. Ritornati con la... Ma prenda lei la posizione. Ah sì, abbiamo fatto quindi le trasformazioni, lei deve bere. Quindi abbiamo qua Ironhide, detto anche Falco. Qua abbiamo solo tu lo chiami Falco. Beh, chi ha un minimo di... Tu lo chiami di, Falco. Come posso dire, di cuore. Sei rimasto... Se tu non hai cuore, se sei uno che deve essere preciso, tu chiama Ironhide. Invece no, col cuore si chiama Falco. Lo chiamate te tuo nonno ancora. Sì, il tuo nonno. Non, bisogna essere precisi. Allora, questo Sunstriker, che invece sarebbe Lynch. Lui è Commander, poi abbiamo Mistero e Pantera, e lui è Folgore. Sì, vabbè. Solo tu li chiami. Tu non hai cuore, tu non hai cuore. Sì, va bene.
E qua abbiamo lo squadrone della G1, proprio i primi, esatto. Sono proprio i primi, a parte quello stupido qua, esatto. Che lui veniva fuori molto dopo. Vogliamo tirare fuori... Tiriamo fuori anche gli Hasbro, perché lo straccione naturalmente ha gli Hasbro. È dotato di Hasbro, così giusto per confrontare un attimino, adesso poi vi facciamo vedere. Il provolone Hasbro è... che cambia nelle gambette praticamente niente e... nella colorazione un po'. Sì, le gambette, ecco, che sono grigie, un particolare che a me comunque mi piace della versione attaccata, che comunque vedi che i cerchioni colorati, sì, i cerchioni sono più belli, invece lui non ha i cerchioni colorati, questo è un particolare, sì. Che i cerchioni sono più poi belli. Proprio per il resto, ad esempio, ha questo qui ha il coso verde qua. A parte il coso verde, ma anche i fanali colorati d'azzurro, mentre invece poi dopo per il resto è pressoché identico. Cioè, bello lui. Non, sì, sono due bei robottini. Ha l'azzurro anche qua, mentre invece qui è tutto di nero, sì. Eccetera. Ok, questo lo può un attimo riporre. Tac. Vediamo, facciamo vedere un attimo la differenza tra poi un abbiamo altro. Mirage. Qui. Mirage, che è più chiaro, quello della Hasbro. Non mi dispiace, quel azzurrino lì chiaro. Sì. Poi mi piace anche il fatto che stacca qua, invece qua è tutto bianco. Invece il fatto che stacca mi piace di più. Io preferisco questo. Beh, insomma, è il tuo, quindi... Non ci sono dubbi. Anche, però... anche le mani nere mi fanno cagare, invece le mani bianche mi piacciono di più. Ma lei è di parte. No, e lei no, No, io sono molto più obiettivo di lei. Sì. Sì. Via. Lei quando prende una merda in bocca... Sì. Ecco, invece questo fa cagare, secondo me, sia da una parte che dall'altra. Beh, questo è inguardabile. Proprio in quella versione qui... Beh, insomma, non so. Quel giallo lì... Ma a parte il giallo, il fatto che... Di questo posso... Però questo ha i cerchioni così meglio. E anche questo sarebbe più carino, perché vedi che è più cromato. Invece questo è un grigiaccio normale. E poi il fatto che questo stacca un po' di più. Vedi che qua c'è il grigio, invece qua rimane giallo. Questo qua l'hanno pitturato di merda. Però tu l'hai fatto giallo limone. Sì, questo è giallo limone. Questo qui perché più che altro è G1. Sarà G1, sarà Cooked Never Ear, fa più schifo. Allora, visto che se lo vuoi chiamare lince, è più lince questo che lince quello là. Ma infatti io quello là chiamo Gino. E poi vabbè, non ci abbiamo la controparte. No, non ci abbiamo. Perché la stazione ha finito i soldi. Avevo finito i soldi e non ho preso questo qua. Esatto. E quindi, niente, qui al ruolo poi di Optimus Prime... Combiniamoci, ma sai che figa, ma sai che anche noi, secondo me, se ci combiniamo facciamo un lavorino mica sbagliato. E allora qui tutti si combinano, facciamolo anche noi, basta, non ci sbagliamo, però teniamo acceso la luce, esatto. Don Tradis et Home, esatto, e Bondoma. Allora, eccoci qua unito il gran convoy Prime, ciucciami, esatto. Comunque qua unito fa bello schifo, sì. Diciamo che questo qua è la versione ufficiale nella sua Takara. Ti dice quel bagaglio qua, quei cinque faccioni lì fanno quel bagaglio qua, bel lavoro, mamma. Già che fa fatica, è brutto come me, non so. Sì, è brutto uguale con quella configurazione, sì, qua. Perché fondamentalmente lui avrebbe tutti gli elementi più o meno di Menazor. Sì. Delle, però delle Combiner's Wars. Perché non delle... Ah, beh, sì, perché l'altro invece... E tra l'altro anche lui è Provolo, che un pochettino differisce rispetto a Dead End o... come cavolo si chiama? C'era Dead End e... Dragstrip era... La Formula 1, sì. Poi c'era Motor Master, che era il camioncione, Carraia, che però era grigio, che quello che vedremo in Cognitus, lo vedremo. Esatto, però non mi ricordo come, ecco, proprio quello lì che non mi veniva il nome, vabbè, chi se ne fotte, stiamo parlando di questa cagata. Esatto. Che fa proprio schifo. Sì, no, come te lo inzibiscono loro. Ma no, cioè, ad esempio, non lo so, si può anche pensare di tenerlo chiuso, sì, che migliora, secondo me, un attimo. Beh, vabbè. Sì, no, vero.
Miglioro un attimino, però fa cagare comunque. Boh, adesso detto questo, arriva il nostro aiuto, il Perfect Effect, ecco, che vi faccio. Che poi io vorrei dire un'altra roba, verrebbe anche aiuto senza il bagaglio qua, perché mettendo le due gambette in maniera più decente la cosa già migliora un po'. Sì, però dato che abbiamo il Perfect Effect, usiamo questi. Esatto, allora qui abbiamo l'imbragatura, un imbragone della schiena, un bragone, un bragon, due belle pedane, esatto, una pedana che va a sostituire quelle babucce, queste strane babucce, e poi delle manine un po' più adeguate, un po' più signorile, perché queste sono un po' più scimmiesche. Mano qui, mano là, mano a mano. Di ma di ma. Questa la capiremo solo noi. E vabbè. Boh, adesso qui togliamo e stacchiamo. Lo facciamo al volo. Ma adesso si può anche fare. Adesso non so l'imbragatura, si spacca toglie, le balle. Si toglie, faccion. Faccion. Pistolon. Pistolon. Togliamo, qui, apriamo di nuovo qua. Sì. Mettiamo un attimo appena a posto la testa. Dobbiamo togliere questo pezzo. Ah, la pistola. Sì. La mutanda, la diciamo. Poi tiriamo giù questi. Esatto. E dunque, giriamo questo in che... Deve girare tutto il bacino, secondo me. In che senso? Girare questo? Sì, esatto. Giriamo questo bacino qua. Giriamo questo, esatto. Così. Aspetti, che ci saltiamo un attimo fuori con... In questo modo. Esatto. Ecco. A questo punto prendiamo questo mutandon. Questo mutandon, che sarebbe anche un armon, quando non è mutandon o solo mutandon. Ma no, si può combinare con Optimus, però vabbè, adesso non... Non ce ne fotte niente, no. Via. Anche perché quel bagaglio qua, se lo teniamo combinato. Sì, Non lo sì, teniamo... sì. Okay. L'abbiamo attaccato là dove abbiamo tolto. Dove abbiamo messo, dove allora, abbiamo tirato via la adesso qui mutanda. Vediamo, vi faccio vedere anche un piccolo particolare Ah, proprio che... pornografico. Sì, è tirato proprio sulla mutanda. Allora, praticamente questo si incastra in maniera ogivante, no? ogivante, che tiene i legami in questo modo, si Sì. gira questo. Aspetta, richiudiamo qua. Ecco, quello che volevo farvi notare è, rigirando questo, vedete questa si Sì. incastra poi in Sì, questo, in questo questo, peg. esatto, ma tu cosa? Questo pif, si incastra in questo pif. Cioè, noi non parliamo in maniera tecnica come Viper Toys, pertanto... Sapevo che doveva dire la cagata, non tirava fuori. Cioè, è inutile, ma mettitelo nel Che culo, roba, ragazzi. questo. Ecco, questo adesso si rigira, sì, adesso ci saltiamo fuori senza bestemmiare. Troppo. Ecco, qui si chiude tutta l'ambaradà, Bene, puff, bene. e qui adesso abbiamo... Siamo già migliorati molto, E qui adesso abbiamo il nostro Minchionus pronto E si è infilzato. per essere infilzato. Adesso qui la buccia la La tiriamo via. tiriamo via e gli mettiamo questo zampone. C'è un po' di difficoltà, questo parte che va girato così. Ok. L'altra babuccia, via. E via, e l'altro zampone, Tac. tac, e qua ci siamo. Togliamo manone e gli mettiamo manina, Molto bene. che tra l'altro sono anche belle tutte prensili, Sì. Che eccetera. farebbero un'arma anche loro. Ah, bene, in quel caso sì, perché Sì, si staccano andrebbero... i pollici, mi sembra, fanno tipo No, delle non mitragliatrici. è che si staccano i pollici, no, questo va così. Ah, si gira, sì. Ah, E sì. questo forma il tra virgolette, dunque, cos'è che forma? Questo rientra così e formerebbe il culo della pistola. E allora, ecco, così Perfetto. sarebbe la Una pistola pistola. che formano queste manine un po' più educate. Qui,
ribascola il tutto, ritorniamo nella configurazione iniziale. Adesso tu ritorni, stronzo, nella tua posizione che ti compete. Non si arrabbi. Mettiamo la calma, non si arrabbi. Zen del sensei. Sei sempre molto zen. Allora, ecco qua. Le, tac, più o meno. Le. Sì. Prendiamo qua peperones, gli togliamo il suo manone, gli togliamo anche il fucilone. Anche il fucilone gli togliamo, proprio... Dov'è il manino? Eccolo qui. Il manino lì. Tac. Glielo dà in mano? Sì, sì. Lo abbraccia. Guarda che... Sembra, perfetto. Sembra il suo, eh. Sembra fatto apposta. Pensa un po'. Ecco. Boh. Ah. Boh, adesso qui. Allora, abbiamo cambiato un attimo. Al posto di entrare da davanti, si entra lateralmente. Lato. Tac. Tac. E abbiamo già i due zamponi. Poi mettiamo braccino. Così. Perfetto. E mettiamo l'altro braccino. E secondo me abbiamo migliorato. Eh sì. E anche di un bel po'. Secondo me qui i Perfect Effect ci vogliono assolutamente. E secondo me qui adesso invece abbiamo un bel robot. Poi arriva Stronson. Rampa su e messo un shocket. E boh, allora... Venga che... Tac. E c'è proprio dei buchi che ci vanno dentro, esatto, sì. Dato che nella versione, come detto, Combiner's Wars, lui sarebbe il cosiddetto sesto elemento, esatto. Che si combina un po' come il nostro amico Jumbo, che si chiamava Powerglide per Superion, un po' come Blackjack per Menazor e compagnia bella. In Optimus Maximus c'era otto Rodimus e che... ci sta bene. E qua ci sta bene. Sì, sì, e sì, quindi alla fine, secondo me, adesso con questi Perfect Effect, con otto Rodimus, eccetera, insomma, adesso abbiamo un bel robot. Un bel robottino, sì. Bello grosso e... Secondo me qui abbiamo proprio un bel combiner. Sì, sì. È sì, chiaro sì, che lo Unite Warriors, i Perfect Effect e... Lo stronzo. E lo stronzino, figo. Migliorano di molto la situazione. Sì, però anche... Dici che bisogna spendere qualcosina... Sono un po' care questi Perfect. Sì, ma poi sai... €20 qui, €30 là. Succhia qua. Esatto. Ciuccia chi lo... no, quello no. Però insomma... Però fine, sì, alla fin fine... Alla fin fine comunque ti... Succa. Arrivare a spenderci €200 è un attimo. È un attimo. Sì, sì. Però... Comunque, insomma, qui è un bel, bel gonino. Bel gonino. No? Cioè, un bel, bel, bello potente. E secondo me anche l'abbinamento cromatico non è male. E, ripeto, la macchina lì sul petto... Ci sta bene. Ci sta bene. Sì. Se no, vabbè, potete chiuderlo. Non è obbligatoria, via. No. Però secondo me... Boh, per gli amanti dei Transformers così ci siamo. Poi un Combiners un po'... Inventato, un po'... Ci mettiamo dentro i cosiddetti G1 e formano... Sto stronzo. Esatto. Facciamo un pagellone. Facciamo un pagellone, no, un pesone. Ah, un pesone vuole fare? Vuole fare un pesone. Vado io. Signorina... La ragazza Cin Cin si muove. Più che la ragazza Cin Cin direi l'elefante. Vabbè. Tenga lo sgrilletti lei. Lo sgrilletti lei pure. Come so fare solo io? Sì, 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 perché lei è bravo. Vedi, mi godo già. No. È un attimo. Vediamo se ci sta, perché qui il zampone è un po', sì, un villanzone. Po' villanzone, sì. Anche perché non si possono chiudere le gambe a causa del figa, però, cazzo. Quant'è? Com'è? 738 grammi, ma il suo senso di equilibrio è buono. È buono, perché rimane lì. 738 grammi non è tanto,
soprattutto per la stazza che ha, che passi 30 cm come ridere. Eh sì, anche perché è tutta plastica comunque. Sì, volendo minchia. Anche plasticaccia. Sì, della minchia. Però io comunque sono contento, cioè, io lo vedo e... Bello, bello. E figa, mi piace. Cioè, senza sporfere... Effect non si può vedere. Da buttare nel cesso. Da buttare nel cesso. Con questi migliora molto. O se no teneteli separati. O separati, sì. Allora sì. Non ci fate neanche così. Perché se poi dopo girate le zampe, le gambe, però ci lasciate le babucce. No, le babucce no, non si può. Non si può lasciare le babucce. Andiamo male. No, ma la babuccia veramente no, è scandalosa. Non, secondo me, allora intanto mi segno, comincia a essere stufa, che mego sono? Mego sono, ma della birretta, può darsi, può darsi, non mi sonno, verrò un goccio di essere mi sveglio, un goccio di essere mi sveglio qua. Allora, dica delle cagate. Intanto. Non saprei cosa dire. Beh, tanto non è che dobbiamo dire tante cagate. Tanto lei oramai le manca solo Ironhide, e poi lei comunque potrebbe combinare anche lei il suo sì. L'equivalente. Però non ho questo preferenze che mi piace molto. Lo compri, eh? Figa. Cioè, un attimo. No, a parte che li tengo separati. Io li tengo separati. Si sa mai che spenda troppo, eh? Ma no, ma mi piacciono di più separati. Allora, impatto estetico. Dipende. Adesso un attimo. Prima, dopo. No, è così. Ah. Cioè così. Cioè, non... facciamo così. Sì, no. Non pensiamo neanche no, quella. Non vuole neanche. Quella roba là. No. Quella roba là. Quel tridumes là. Allora, boh, non so, gli diamo 8.5. Sì. Sai, figa, prima abbiamo recensito il grande Mazinga del Lux. Beh, gli abbiamo dato il 10. Quello... Viene un po' più bello. Viene un po' più difficile. materiali. 8. Ah, sì? A Star Laghi. 7.5, va bene, dai. Sì, c'è ragione. Però non si faccia prendere l'entusiasmo, Esatto, la vera diciatura. Allora, qui vediamo segni di sprue, vediamo se cioè, ci sono dei difetti. Non è la perfezione, no. E questo non è dovuto al... al fatto che... Al Perfect Effect, No, perché qui è proprio il suo. Sì. Gli diamo 6 e la chiudiamo lì. Fanculo. Accessori, ci sono ste babucce... Che non sono neanche guardabili. Ci sono, vabbè, qualche armetta... Gli diamo un 7, dai. Sì. Posabilità. Così lo metti, così sta. Esatto, un po' muovi le cose. Sì, muovi le gambe. Cioè, questo qui deve stare così. Sì. Cioè, alla fine è un combine, deve comunque far svettare la sua presenza. Da soli sono molto posabili. Esatto. Da soli, sì. Ma volendo anche così sarebbe posabile. Però problema, intanto girando le gambe in questo modo, il ginocchio non gira più. Esatto. Perché è messo lateralmente. Esatto. Comunque, insomma, gli diamo 6 e vaffanculo. E vaffanculo. È bello che a tutti mettiamo anche il vaffanculo. Esatto. Siete vaffanculo. Trasformazione. Vaffanculo. Vaffanculo. La trasformazione vaffanculo. Senza numero. Senza voto. Trasformazione. Comunque, un po' di trasformazione c'è, un po' si combinano. Ma il bello dei combiner swords, o comunque dei United che sono intercambiabili. Sì, e poi trasformarli si gode. Sì. Cioè, sì. Gode a trasformarli. Perché è semplice, se tanto. Abate e basta, tocca far capo. Vabbè, che quella è un'altra roba. Ma comunque togli, diamo un 8, dai. Ma sì. Confezione 10. Mi piace. La butti su. Sì. Ma no, la confezione mi piace. Vedere proprio... Le piace proprio il disegno davanti. Sì, ma poi anche il doppio... L'apertura alare. Ogive, eccetera. Rapporto qualità perfetto. Un po' è caro. È caro. Ci devi arrivare in fondo. A parte arrivarci in fondo... Io, grazie al mio comunque amico, mi ha fatto avere un buon però questo che se non attaccare un webmail costa anche un sacco di soldi, quindi gli diamo un 6.5 e vaffanculo. Vaffanculo. Giudizio finale.
godere fa godere, è necessario, non è necessario. Però, figa, se uno ci pensa, cavolo. Però, sì, i vecchi personaggi di G1 che si combinano, una balla e quell'altra, ha un suo... Guardi, se lei però non lo trovava a buon prezzo, non lo comprava. O lo comprava comunque. Sì. Ah, beh, allora. No, pensavo che avessi aspettato l'occasionaccia. Aspettavo l'occasione. Però come si è presentata l'occasione, io ho colpito. Hai succhiato, sì. Quindi non è che ci stavo pensando tanto poi sopra. No, pensavo che invece avrebbe lasciato perdere se non trovavo un'occasione. Allora, il Lo United numero 6, il Grand Galvatron. Ecco, quello lì ci penso un attimo. Il Bonticus l'ho già prenotato. Ok. Il Grand Galvatron. Questo è il numero 5. Il Grand Galvatron sarà il numero figo. È terribile il Grand Galvatron. Cioè, non lo so come... Come te la sentirai? Vedremo un po'. Comunque, abbiamo detto... 7,5. Oh, molto bene. Signore, io sono stufo. E quindi? Vaffanculo. Vaffanculo. Prima di tutto, vaffanculo. Andiamo più tardi. Vaffanculo. E ciao.